Ciao a tutti, sono Emanuele Orru, uno studente di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari. Cercherò di spiegarvi brevemente cos'è il Palio della Botte e in che modo siamo riusciti a conciliare una festa praticamente inventata a tema medievale con degli spunti appunto della public history. Siamo a Oristano, una città di circa 30.000 persone, con una grande tradizione storico-medievale. Tant'è che qua, tra il 1000 e il 1500, abbiamo avuto la fortuna, oggi si potrebbe dire così, di avere uno dei più grandi premi giudicali della Sardegna, ovvero il giudicato d'Arborea. Ci ha lasciato diverse testimonianze, però la città non sempre è riuscita a cogliere l'importanza di questo passato medievale oristanese, per cui abbiamo pensato come noi possiamo riuscire ad avvicinare ancora di più con delle semplici nozioni senza fare i professori di storia, cosa che non siamo, né io né la signora con cui l'ho organizzata, Marianella Fottis. Per cui abbiamo deciso di provare a interpretarci noi stessi nel Medioevo attraverso un evento chiamato Suvannu de Zaracu de Zilleri. Suvannu de Zaracu de Zilleri perché? Ovvero il palio dei garzoni d'Osteria. Innanzitutto ha anche il nome un pochettino provocatorio, perché Zaracu in sardo è una persona che è vista come un lavoro molto umile, non di molto peso, quindi persone da non dare molto, avere molto a che fare, perché tendono subito a cercare di avere il massimo interesse da quello che fanno. E Zilleri invece sono le osterie, i bar, però bar brutti in cui sicuramente non ci puoi andare con la famiglia. Dei bar che esistono tuttora e noi abbiamo voluto tener conto anche di quello che c'è tuttora, soprattutto di quello che c'è tuttora, e di riuscire a portare il pubblico e gli spettatori in questi bar. Come? Ognuno di questi 8 bar quest'anno si è articolato in uno Zilleri, quindi ha dovuto provare a reinventarsi in stile medievale. Quel bar, la natura di quel bar, ha dovuto reinventarsi in un periodo medievale. Quindi i camerieri, gli zaracu, dovevano vestirsi in stile medievale, i piatti dovevano essere un'offerta enogastronomica medievale. Devo dire che ci sono più o meno così tutti riusciti, anche perché trovare dei piatti medievali che possano attirare il pubblico, oltre che essere molto difficile per chi cucina, è stato ancora più difficile convincere le persone a mangiare queste pietanze qua. Per cui abbiamo deciso di rivalutare appunto come erano questi due termini, come erano Zilleri e come erano Zaracu. L'anno scorso abbiamo girato un corto di cui il protagonista era Ianne De Borta, detto Niku, un ragazzo di circa 17 anni che viveva in una città ed era uno zaracu. Abbiamo raccontato la sua vita, la sua storia, più fedelmente possibile tramite delle fonti che avevamo, grazie a degli scritti ritrovati nel tempo, come dei condaghe o anche usando la carta dei logu. Nicu si vudio fiu brus in custroja, messaiu e babusu e totu, manti in un non tenia terras. E poi gus, de chi vuda matucau su villu, ci dia da codrau in su zillere su gompai, chi vuda in prazze zittadi. Ingun, su bicio che dai ha fatto sa mano a su vanne tragiou, a sa scova, e de ingun e totu aia da primiziau a cannosci su mundu. Messaius, sodraus e spade in chinzi, uomini de negozios, prangajus, carradoris, pisciaius. Maistus di ogni razza, avoginendi in tanti linguas a dei e giogendo a dadus a de notti, in sa mesumbra fumosa de sa candela. Ischi subizin non vivia mai in Zilleri, fu antis ebreus. Iscidia chi vivia in una carreva pagurette in mia, che ragionaiant in un usatro dotta conto suo, ma di varia chi non buffaiant a nuda.
Un altro aspetto di questa manifestazione è stato quello che abbiamo provato a interagire un po' con tutte quante le forze dell'organizzazione cittadina, tra cui la Prolocco, il comune, le associazioni, i tamburini, persone normali che avevano dei costumi e quindi le abbiamo invitate a ritornare in piazza con dei costumi medievali. Non vi ho voluto annoiare con i tecnicismi, ovvero tutta la realizzazione, i delegati ai piani di sicurezza che abbiamo dovuto sottostare. Ma pensi, spero di avervi fatto immaginare così poco tempo cos'è stato per noi il paio della botte, e nel caso voi vogliate venire vi aspettiamo l'anno prossimo a Oristano.